prima gara provinciale coppia, semifinale, Marchi, Monte San Pietro, Zini, Magic, Blue Bar, Chito, primo Chito di Alessandro Zini che si brucia pallino, primo Chito mancato. Cristian Marchi dopo qualche anno di risultati alterni è ritornato ad ottimi livelli, oggi ha disputato ottimi incontri e adesso disputerà la sua partita di semifinale contro Zini. Zini sbaglia un tiro molto semplice, c'era spazio per mettersi tra palle e pallino, ha colpito la bianca, adesso tenterà di mettersi in mezzo tra palle e pallino per tamponare. Marchi, due biglie in mano per realizzare il massimo possibile. Vediamo Marchi se tenterà di aprire leggermente il gioco, così non ha ottenuto probabilmente il risultato sperato, adesso ho soltanto al massimo tirare per due biglie, ma è rischioso, anche se all'inizio gara penso che la scelta migliore secondo me o il calcio che ha la sua biglia bianca, rossa bianca là in fondo, oppure accontentarsi di una biglia. Tira il calcio, porta giù il pallino, due biglie, quattro punti per Cristian Marchi. Normalmente di un ottimo bruciato, questa volta realizza soltanto un birillo, sono due, si porta a 6 e 0 per l'avversario dopo la prima mano di tre. Zini tenta di coprire il calcio, l'ha messo abbastanza bene, perfettamente appena spostata, ma diciamo perfettamente riuscito il tiro nell'intento di coprire un eventuale calcio dell'avversario. Qua secondo me tirerà a smezzare il pallino per poi ritrovarsi un gioco nella parte bassa del biliardo. Vediamo, così è, cosiddetta riunita, forse un pelino corto, ma comunque sempre, cioè, 20 centimetri in più, avrebbe fatto un tiro perfetto, comunque ottimo lo stesso il tiro di Cristian Marchi. Zini, due spugne stricate, in realtà tre spugne, risalire, non prende
non mette una biglia, impossibile. Vediamo Marco che scelta adotterà. Io opterei per lo stesso tiro di Zini, così è. Ci ripenso un attimo. Sembra un po' larga, vediamo, però la spinta non a sufficienza. Prendendo il punto, il tiro poteva anche essere ottimo, un pelino largo, però soprattutto ci voleva un 10 cm in più di spinta. Adesso tira l'ultima biglia e lascerà all'avversario due biglie in mano, un po' quello che è successo, il contrario di quello che è successo nella mano precedente. Vediamo, risponde dalla parte opposta, tenterà di affondare il pallino per subire il meno possibile. Prende metà, punto largo, Zini ha la possibilità di realizzare 4 punti oppure di fare un punto per fare il calcio alla biglia bianca. Vedete il quadrante superiore del biliardo, essendo un giocatore non di particolare aggressività biliardisticamente parlando, 4 punti, 2 biglie, siamo 6-4. Vediamo se Zini è riuscito questa volta ad acchittare il pallino all'alto dei suoi quasi 2 metri. Facciata aperta, non realizza punti, prende l'impallo, la biglia rossa va al quadrante inferiore, il pallino rimane 30 sopra Castello. Marchi spinge tutto a sponda, la giocata gli riesce, la biglia leggermente staccata ma non tanto da permettere a Zini di tirare al calcio. Zini tira lo stacco, fa un birillo, 2-6 pari. Due sponde interne, Marchi fa infilarsi tra palla rossa e palla. La velocità sembra un pochino abbondante, tiro comunque ottimo, si posiziona molto bene, anche se non attaccata a pallino, che quasi è meglio per lui, perché se fosse attaccata a pallino, soltanto toccando la bianca, pallino risalendo andrebbe verso la rossa. Zini tenta il tiro di sotto, mi sembra leggermente scarso, però riesce a prendere il punto lo stesso nonostante sia entrato poco. Marco tenterà lo stesso tiro, entrare da sotto, no, forse tira a colpire la sua di prima. Sbaglia il tiro e adesso perde di nuovo la linea di vantaggio. Io avrei tirato da sotto, c'era l'imbuto, bastava toccare uno dei due pezzi o addirittura in mezzo ancora con 7-8 cm di spinta e avrebbe fatto un ottimo punto. Ho fatto una scelta diversa, ero anche che se avessi toccato la biglia di prima piena avrebbe ottenuto lo stesso un ottimo risultato. Vediamo adesso, alza il braccio, Marchi è un giocatore che è in grado di giocare anche non di strisce, quindi braccio alzato, mi sembra un po' stretta e così è. Il punto sembra essere rosso in base alla richiesta di Zini, al cenno con la testa di con il capo di Marchi. Zini tenta lo sfaccio, ottimo, sono 2 punti e 2 di colore, 4, 10-6 per Zini. Vediamo se ritorna ai suoi livelli d'acchito, visto che da prima il pallino l'ha bruciato, il secondo l'ha bruciato molto aperto. L'altezza che si ritrova, temo che anche stavolta
No. È buono. Vediamo. Lo metto 12,6 calzini. Pallino però sembra andare sopra la quadrante superiore, non di molto, quindi potrebbe anche essere tentato di bocciare Marchi, così è. La bocciata è ottima e realizza 10 punti e si porta 16-12. Marchi è un ottimo colpitore. Entrambi giocatori estremamente corretti. Non mi sembra una posizione particolarmente interessante. Marchi potrebbe anche tentare di tiro di sotto, colpire per realizzare punti, così è. Non ha realizzato metti, ma ha fatto un ottimo tiro, punto un po' aperto, ma intanto dalla parte dove sarebbe giusto tirare c'è la biglia rossa che impedisce il tiro a Zini, tenta il tiro da sotto, le due sponde risalire, il tiro è di ottima fattura, ma è un po' troppo forte, tocca pallino e se ne va. Sembrava ben direzionato, poi si è aperto, era un po' troppo tagliato, è passato in mezzo, adesso lo spazio che passa in mezzo è ancora più ampio, questa è leggermente scarsa, tocca pallino e se ne va. Adesso rischia di prendere 10 di colore, perché con una sola biglia potrebbe anche riuscire a spostare le due che vedete dall'inquadratura, si vedono sulla destra, poi spostare l'altra. Vediamo cosa sceglie di fare Marchi, se si accontenta di 6 oppure se tenta. Sembra che tiri il calcio della rossa che vediamo all'inquadratura sulla sinistra. Non sembra, tira il calcio. Non realizza nulla. Adesso penso che tenterà di mettere la seconda biglia a punto. Tanto qui c'è un pubblico abbastanza vivace. Tiro di Lecco a risalire, tiro che ai puristi piace pochissimo, ma che in certe situazioni è la miglior medicina. Ottimo, Cristian aveva ampio spazio, realizza 4 di colore, si porta 20-12. Cristian Marchi. Sono due. Pigliardo tende a tagliare molto e scappare via, come si suol dire. Comunque si porta 22-12. Siamo ancora con un margine assolutamente accettabile e irrimediabile. Zini lo stacco, tira spesso queste biglie, molto bravo, molto preciso, ne fa 4, si porta 16, bella partita. Marchi non ci sta, tenta anche lui di realizzare, anche se non con dei tiri di forza molto veloci, diciamo così, con molta forza, molta potenza, tirano sempre al realizzo,
sempre calcolando il rischio, sempre rimanendo nei limiti, cercando di non perdere di vantaggio. Entrambi ho visto queste prime mani di gioco, quando c'è un minimo di possibilità tentano il tiro di realizzo. Andiamo adesso a Marchi, dovrebbe provare da sotto di misura, solo questione di forza, sembra abbondante, mai dire mai, abbondante come forza, dicevo, infatti il punto non è semplice e stabile di chi è. Punto rosso, Marchi tira l'ultima briglia, quindi avrà due zine Alessandro a disposizione per... Bello, di Marchi, perfetto, ottimo briglia, sì. Pubblico prova la giocata di Marchi. Andiamo, Zini metterà secondo me il tiro da sotto per aprire il gioco, stare sul pallino, tira molto forte, tagliata molto, sfiora, lo metto, secondo me non era questa l'intenzione di Zini, ma l'obiettivo non è stato raggiunto, c'è rimasto un punto non impossibile ma neanche semplice, perché il tiro di Zini risponde aperto la sua rossa, tenterà il lecco di prima, vediamo, il tiro è molto tagliato, secondo me spinge la bianca verso il pallino, vediamo, sembra proprio di sì. Il punto rimane Marchi con due biglie questa volta. Alessandro Zini non ha fatto sicuramente una cosa positiva, lasciare il punto all'avversario quando il punto non è impossibile, con due biglie in mano, non è sicuramente una scelta o un risultato apprezzabile. Vediamo Christian Marchi al punto di nuovo, stavolta la rovescia dalla parte opposta, però che Nassim lo aiuta, ne fa 4 addirittura, 2 con il sgambetto, stavolta molto fortunato, si rammarica di aver sbagliato la bocciata, ma intanto ne ha realizzati 4, si è portato a 28 a 16. Zini non è andato troppo vicino, ma che è un po' lungo, c'è spazio, comunque non sono, diciamo così, due giocatori che stringono particolarmente un punto, molto lineari, molto puliti nel gioco, anche quando tentano di realizzare, fanno sempre con molta parsimonia, con molta delicatezza, così possiamo dire, senza tiri ai 200 all'ora. Ma in questo caso Zini ha tirato un'ottima biglia di Marchi. Certo, se voleva andarci di prima, ha fatto un discreto tiro, ma un pelino largo, o forse corto, di forza la sua bianca. Niente, avrebbe risalito. Vediamo, prova di nuovo. Ottimo biglietto. Thank you.
si riapre il gioco, ma la sua biglia finisce in bocca, 30 a 16 per Marche, adesso si tenta lo stacco, tanto per fare punti e punto, fa soltanto il punto, 2, 18, 30 per Marche. Come trattato Zini, acchita la pallina con la destra e boccia di sinistra. Questa volta è più o meno nei paraggi, ne fa 4, 2 di sgambetto, 6, si porta a 24, 30, 6 punti di differenza tra i due contendenti. Semifinale della prima gara provinciale singolo, valevole per la qualificazione dei campionati nazionali master di prima categoria. Zini, giocatore comunque nelle gare provinciali, ha già ottenuto i risultati anche in coppia, che si ripresenta sulla scena la protagonista dopo un po' di assenza, giocatore comunque che ha delle doti, entrambi, come da detto in precedenza, estremamente corretti e ottimi giocatori. Tira Zini. Non è messo abbastanza bene, non è impossibile prenderlo, ma comunque è anche una passeggiata di salute. Non prende il punto Marchi, quindi adesso dovrà tirare l'ultima biglia, perde di nuovo la biglia di vantaggio. Non è brutta la biglia, però secondo me andando sulla bianca con un po' di spinta Palino scende e sotto c'è la rossa lì, quindi vediamo. Tra l'altro con molta spinta, non è fortunato, ne fa 6 e si porta 30 pari. Bella partita, io ripeto di nuovo, non spettacolare, non tiri particolarmente, anche se nella mano precedente nel frattempo hanno fatto dei bei tiri entrambi, però comunque giocata molto bene dai due ragazzi, Alessandro Zini e Cristian Marchi. Tanto cellulare che non manca mai nel momento meno opportuno, bocciata, 2 punti per Zini che si porta in vantaggio dopo essere stata sotto 30 a 16 con un parziale di 18 a 0, si porta 32 a 30. Marchi porta il gioco sotto, onde evitare guai, anche la biglia di vantaggio. In questi casi ci sono diverse scuole di pensiero, non è detto che portando la biglia sull'avversario ci va molto vicino, dopo diventa più difficile prendere il punto, lasciare il gioco in alto è facile subire. Adesso secondo me gli risponde interne, no, sì, siamo concentrati a spostare il pallino, comunque gioco largo. Un pelo fortunato, Marco.
però è riuscito a spostare la rossa. Adesso già minaccia 10 di colore, ma vediamo Zini come si difende. Pelino aperta, ci potrebbe stare anche il tentativo di spostarla. Non deve toccarlo assolutamente di prima. Sbaglia, prende, anzi non lascia il punto e perde una bella occasione. Zini 34, Marchi 30. Sbaglia il tiro Zini e come avete visto punto regalato, ha fatto 6 di bocciata, si è portato a 40, adesso però tira l'ultimo e Marchi ne avrà 3 a disposizione, quindi potrà tentare di realizzare quello che eventualmente prima non è riuscito, e cioè i 10 di colore. Vediamo il doppio tentativo, Biglia in buca e via l'altra rossa. Biglia non è andato in buca, ma ha fatto un bel tiro lo stesso. Secondo me adesso tenta di fare il cosiddetto scatolino e poi calcia anche di lato, non si accontenta dei 10 colori, vuole realizzare il massimo, vediamo. Ecco, non è stato sfortunato perché ha sbagliato il tiro, ma rimane lo stesso la possibilità di fare 10 colori. Era rischioso fare quel tiro, lo ha fatto, vediamo adesso. Dieci di colore, 40-40. Fa 2 di bocciata, si porta a 42, partita equilibrata. Male, comunque non attaccato a pallino, ma non male da qui a Dio. Alessandro Zini, vediamo Cristian Vadacchito Accosto, è molto bene con la sponda laterale. Adesso magari Zini coprirà la sua per allontanare quella bianca, vediamo, la prende pari, è un'ottima cosa, pesa bene, via la bianca, due rosse intorno al pallino. Thank you.
con un pizzico di fortuna perché ha preso il pelo della bianca, ma doppio gioco, sfaccio e spostare la biglia rossa, 46-40, si cominciano a vedere dei colpi assolutamente interessanti da parte dei due contrincanti. Appena finito di parlare, e Zini sbaglia un tiro non impossibile, adesso fa il calcio abbondante, sembra passare indenne da questa burrasca, come si suol dire, biglia, una biglia per Marchi, 48-40. Primo pieno della partita dei due contendenti, 10 punti per Marchi che si porta a 58, ricordo che quest'anno le gare a singolo, le partite a singolo della Serie A e della Serie B, prima e seconda categoria, vanno i punti 80. Cristian tira, lo stacco, ma non sbaglio. Questa mano è vantaggio per Alessandro. Cristian del calcio per limitare i danni. Adesso Alessandro Zini ha molto spazio per prendere un ottimo punto. Si blocca a risalire, vediamo, un pelino lungo mi sembra, così è, ma non troppo, quindi riesce a mantenere il punto. Adesso Marchi probabilmente di due sponde, secondo me dalla parte opposta a risalire, forse l'ha giocato magari anche di braccio, invece tira d'effetto. Fino adesso ha tirato ottime biglie d'effetto, lo è anche questa, un po' tanto come forza, se era un po' più piano si metteva magari più vicino, adesso per Alessandro c'è la possibilità di realizzare 6 punti e ridurre il distacco che in questo momento è di 18 punti, ricordo 58-40 per Marchi, bersaglio dai 6 punti a Zini, ripeto, estremo, correttezza, fair play, due ragazzi veramente correttissimi. Alessandro sbaglia la bocciata, finora quello che è mancato in questa partita, entrambi, soprattutto a Zini, è la bocciata, non che Marchi abbia fatto grandi cose, ha fatto un 10, qualche volta uno o due birilli, quel 10 lì è quello che fa la differenza in questa partita, ripeto, ci vale 80, 58-46 per Cristian Marchi. Zini, Buccetta, decide di spingere sulla rossa, adesso Zini spinge la sua pallina e tacco delle parti, ognuno tira la corda dalla sua parte. Ci penso un attimo, come avete notato, non solo acchita il pallino di destra, ma gioca anche le piglie di striscio di destra, spinto sul pallino su abbastanza bene, adesso Marchi ha due opzioni, il calcio della rossa
all'esterno oppure addirittura calcio di pallino, ma è molto pericoloso perché il pallino è più piccolo e quindi corre di più, oppure tentare di portare sul pallino prendendo sponda biglia, quello che fa appunto sembra essere suo. Vediamo che è un tiro molto preciso, perché non è preciso, è sbagliato, ha preso la biglia bianca di fianco, uno rosso, due punti per Zini, 48-58. Stavolta sembra esserci là, peccato. Sette in mezzo, peccato per lui chiaramente, non è che è a questo punto della partita avrebbe permesso di arrivare a due punti dell'avversario, insomma. Una volta che boccia il suo livello ci passa in mezzo secco. Non è male, tocca la bianca, si porta vicino al pallino, ma anche capace anche di tirare lo stacco, come penso che faccia. Tiro ad allontanare la russa più che a tentare di fare dei birilli, un tiro in sicurezza, diciamo, per non rischiare di perdere il punto. Si difende egregiamente, porta pallino nel quadrante inferiore con un bel tiro, realizza 4 punti, si porta a 52, riduce a 6 le distanze dell'avversario, ripeto, partita ottima, è ottimo giocato, anche se qualche passaggio vuoto entrambi lo hanno fatto, in questo caso Marchi è leggermente lungo ma non troppo, si mette in una posizione impegnativa anche se non impossibile. Un attimo, il vantaggio di Biglia è per Marchi, se non tocca la rossa, se non tocca leggermente forse è su fortuna, infatti adesso non sarà semplice, può tirare, smezzarla su e spingere poi la rossa verso la buca, oppure quella parte di spingere sul pallino, così spingendo solo la rossa, il pallino schizza verso la bianca da questa parte. Tiro
tira con un po' di spinta, colpire la rossa, se schiva queste qua su, ci può anche stare, sembrerebbe di sì. Quindi bianco, due punti, 60-52. Vediamo. C'è andato che scappa. Questa volta sembra è scappato appena un po', mi pare lo stesso 8, si porta a 60. Seconda bocciata, due bocciate 18 punti, 68-52, riprende il largo Cristian Marchi. Tiro strano, mi sembrava molto forte, poi ha preso pieno il pallino, è rimasto lì, adesso Zini tenterà di spostare la bianca un po' di forza per portare il quadrante inferiore del bigliano, così è, scende e rimane a punto di due. Adesso Marchi tenterà di smezzare il pallino per portare il quadrante inferiore per cancellare le intenzioni di Zini di fare colore. Zini sbaglia la biglia, questo è un errore grave perché era un tiro facile. È la prima biglia proprio completamente sbagliata della partita. Alessandro ha fatto un tiro largo, colpito l'altra bianca, non ha preso il punto, ha perso la biglia di vantaggio. Adesso chiaramente con un avversario che viene da due bocciate piene, un 10 e un 8, che già è a 68, se si porta a 70 si porta in zona per chiudere. Tra l'altro si mette in posizione che invitante, che per tirarci di sotto, però non so se rischierà tanto. Marchi non ho capito cosa tutte le Marchi tentato di spostare la bianca perché teme il tiro da rocco che sta facendo adesso Zini, è una scelta un po' strana, comunque così è. Punto è di Alessandro Zini che si porta a 58, l'avversario è a 76, adesso mai più, nel senso che se non fa il pieno questa volta possibilità di recuperare questa partita si ridica con un lumicino. Certo, il braccio ce l'ha. Questa partita non si è vista, ma ciao, me l'ho detto. Un netto di un passaggio e mezzo, per il resto 6 punti, il massimo che ti ho dato in una bocciata, non è certo una mente da Zini, però oggi va così, in questa partita va così, perché non ha fatto sfaceli, ha fatto soltanto un 10 e un 8. Ha giocato una bella partita anche se non ci sono visti tanti bene. Adesso Zini attacca, chiaramente è in svantaggio di biglia, l'avversario è a 4 punti dalla meta, quindi possibilità di saltarci fuori sono poche, ci vorrebbero due bocciate da 10 per sperare di arrivare una 10, una 12 per farsi 80, però per sperare mettere pressione all'avversario, anche uno da 10 mantenere il punto, anche se poi l'avversario ne ha 3 e lui è rimasto un solo, peccato.
partita finisce, vince Marchi, si qualifica per la finale.